Buongiorno, io sono Gianluca Pasi, un tecnico di Geoplant Vivai e oggi vi faccio vedere una tecnica di potatura applicata al ciliegio che può essere un utile suggerimento qualora vogliate fare degli impianti a bassa vigoria, quindi usando dei portinestre a bassa vigoria come il Gisela 5 e il Gisela 6 e non possiate andare in altezza con la pianta perché magari non avete il carro raccolta o non avete possibilità di raccogliere in altezza. Praticamente usando del Gisela 6, queste sono piante di quinta foglia, quindi piante già adulte in piena produzione, abbiamo semplicemente modificato un pochettino la forma d'allevamento classica che sarebbe il fusetto, cercando di lasciare l'astone intero e sviluppando maggiormente le branche laterali a scapito dell'asse centrale che è rimasto di vigoria più ridotta, quindi di conseguenza anche di altezza più ridotta. Diciamo che il volume complessivo della pianta è simile a quello di un classico stone su Gisela 6 allevato a fusetto, ma ripartito, quindi dando priorità alla parte basale anziché alla parte acropola. In questo modo ovviamente la raccolta è più agevole. Si tratta comunque sempre di una forma di allevamento in parete, quindi relativamente stretta. Il sesto di impianto qui è 4,20 m nell'interfila. E abbiamo usato un sesto di impianto di una distanza di impianto di 2,30 m fra pianta e pianta. Praticamente la tecnica di potatura è simile a quella che viene effettuata negli impianti a fusetto, dove sostanzialmente andiamo a privilegiare quello che è il legno dell'anno, quindi il legno giovane che viene costantemente richiamato, quindi negli impianti su Gisela sappiamo che vanno tenuti giovani. Fondamentale per mantenere un'elevata qualità della produzione, quindi vengono fatte sostanzialmente delle cimature a 3-4 gemme sul legno che la pianta ha prodotto nel corso dell'anno di vegetazione, vengono eliminate quasi totalmente le formazioni fruttifere più deboli, lasciando comunque sempre una corona di gemme che è comunque produttiva, e vengono eliminate quelle formazioni, quei rami misti troppo vigorosi come questo, e qualora abbiano un'alternativa, si privilegia sempre l'alternativa più debole. Si dà sempre priorità ai rami orizzontali rispetto a quelli verticali che vengono eliminati quasi in toto, perché comunque la luce deve entrare facilmente e la raccolta della frutta deve essere agevole, e si effettuano tutte queste spuntature lasciando 3 o 4 gemme. In questo modo la pianta si mantiene giovane, la qualità del frutto rimane elevata e la raccolta è agevole. La pianta nella sua struttura complessiva raggiungerà circa i 2,20 m di altezza, poi verrà cimata, quindi noi la andremo a cimare più o meno a questa quota qui, in modo da poter comunque raccogliere da terra, e tutti questi rami misti o brindilli che abbiamo, che partono dal tronco, vengono accorciati togliendo circa la metà o i due terzi della loro lunghezza. Vengono tutti cimati sempre a 4-5 gemme, mentre tutti i rami che sono direzionati, posti verso l'interno della pianta, vengono eliminati quasi totalmente, lasciando solo la corona di gemme che, come abbiamo già detto molte volte, è sempre produttiva. La struttura è molto semplice, di fatto ricalca quella che viene fatta negli impianti normali a fusetto su Gisela 5 e Gisela 6. Questa forma di allevamento qui può essere applicata anche a Gisela 5, ma in quei terreni molto molto fertili dove le piante comunque sviluppano molto in altezza, e può essere un'alternativa al classico fusetto.